RTL 102.5 News. Le ore 14 e 6 minuti, sempre qui su RTL 102.5 News, vi teniamo compagnia su Liberamente, Libero Pensiero. Susanna Scalzi, che ringraziamo ovviamente anche per le news dall'Italia e dal mondo, Alice De Fabritis, e non siamo da sole perché oggi doppietta per quanto riguarda i nostri ospiti, non solo, anche ospiti in studio, purtroppo non qui a Roma, ma alla sede ovviamente di Cologno, perché insieme alla cara Susanna c'è Alessandro Allocca, direttamente da Londra, ovviamente lui è giornalista della Repubblica, ma non solo. Insomma, tantissime cose e non vediamo l'ora di farci una bella chiacchierata. Io, Alessandro, ti chiedo, com'è la sensazione di stare in studio lì a Cologno? Immagino che sia una grande emozione, poi accanto a Susanna, cioè, insomma. Grande onore, assolutamente. Innanzitutto, grazie per l'ospitalità. È bello essere non solo qui negli studi centrali di RTL, ma in generale a Milano e tornare in Italia. Ormai sono più di 9 anni che vivo a Londra, mi fa sempre piacere raccontarla, raccontarvela anche a voi su RTL 102.5 News, però permettimi, cara Alice, c'è tutta una sensazione davvero particolare, unica quando si rientra in Italia e poi si è ospiti di Susanna, quindi E di Alice De Fabrizio, ma soprattutto della grande famiglia di RTL 102.5. Allora, Alice, noi abbiamo fatto, no, durante l'anno, insomma, spesso dei collegamenti con Alessandro, che ci racconta sempre delle cose molto interessanti, e quindi siamo sempre sul pezzo. Per esempio, i 70 anni di Elisabetta, ne parlano tutti, e poi sono anche un po' gelosa perché, insomma, ce lo invidiano e ce lo rubano i grandi network italiani. Prossima settimana si festeggiano i 70 anni di regno di Elisabetta. Che cosa accade? Sì, 70 anni di regno, lo dici bene te, è la monarca, la prima monarca britannica che celebra questo Platinum Jubilee, il giubileo di platino. Tant'è che si parlava anche tra colleghi giornalisti, ovviamente God Save the Queen, auguriamo lunga vita alla regina, ma qualora dovesse festeggiare i 75 anni o gli 80 anni di regno, che tipo di colore, di materiale prezioso dovremmo inventarci, perché il diamante se l'è fatto, il platino pure, quindi vediamo un po'. Allora, settimana prossima, 7 giorni intensissimi, ve li racconto in maniera molto veloce perché ovviamente il calendario degli appuntamenti è davvero fitto. Lunedì mattina c'è l'inaugurazione di una bellissimo campo di fiori attorno alla Torre di Londra, con più di 1 milione di fiori piantati nel corso degli ultimi mesi, quindi ci sarà questa sorta di fiume colorato. Poi martedì ci sarà l'inaugurazione alla National Gallery del logo ufficiale. Mercoledì ci saranno le prime celebrazioni in forma privata all'interno di Windsor, mentre giovedì la regina sarà tra noi sudditi per la prima sfilata parata militare di fronte a Buckingham Palace. Quindi venerdì ci sarà ancora un appuntamento ufficiale con le alte cariche sia britanniche, ma che verranno anche dal resto del mondo a celebrare per l'appunto gli 80 anni di regno. Sabato grande concerto di fronte a Buckingham Palace, grandi artisti tra i quali Elton John, e poi domenica chiusura in grande stile con una sorta di barbecue nazionale, dove ognuno se ha a disposizione un piccolo giardino oppure utilizzando parchi e giardini delle città del Regno Unito può organizzare questo barbecue e per l'appunto alzare verso il cielo una bella pinta di birra celebrando la regina. Meraviglioso, insomma, 7 giorni di festa piena, insomma, in tutti gli ambiti. Senti Alessandro, ma tu rimarrai qui in Italia oppure appunto in occasione di questi 70 anni tornerai lì a Londra per poter toccare anche con mano, no, questa grande festività? No, assolutamente, domani mattina volo di rientro su Londra e già alle 8 di lunedì mattina mi vado a gustare questo, come dicevo prima, questo tappeto colorato di fiori attorno alla Torre di Londra, e poi per 7 giorni racconterò sui vari media per i quali collaboro e lavoro questi 70 anni. Quindi rispondendo alla tua domanda, da lunedì mattina operativi proprio così come le guardie reali della regina. Che meraviglia. Però, che meraviglia. Senti Alessandro, invece rapidissimamente, magari poi ne parliamo anche dopo, ma tipo se noi ti volessimo raggiungere in questi giorni, com'è un po' la situation? Allora, ovviamente
diciamo sia abbastanza tranquillizzata la situazione dell'emergenza Covid, si può entrare senza nessun tipo di restrizione per quanto riguarda tamponi, basta presentare il Covid Pass, ma non è neanche richiesto, quindi comunque c'è libertà di circolazione, potremmo dire in un certo senso quasi come se il Covid non ci fosse mai stato. Oh, beh, diciamo che stavamo aspettando questo momento da tanto tempo, anche perché con l'arrivo dell'estate, insomma, i viaggi, è veramente un piacere ed è bellissimo poter tornare nella magnifica Londra, che io amo tantissimo, Alessandro, quindi insomma mi trovi ferrata. Io anche con un approccio molto giovanile, no, ti chiedo, ma ha ancora senso parlare di monarchia oggi, anche magari in quest'era così digitale, no? Abbiamo visto mille volte anche tutti i talk show, per esempio di Oprah, no, che parlano delle divisioni, le serie TV Netflix, quindi insomma ormai è diventata un qualcosa di dominio pubblico, e io quindi mi chiedo qual è il rapporto che poi effettivamente il popolo inglese ha con la famiglia reale. Allora, il quesito è più che giusto, visto anche in una chiave da teenager, come dicevi te, sei molto giovane, quindi per te parlare di famiglia reale, di royal family, suona abbastanza anacronistico, però ti posso dire che vivendo lì e comunque venendo dall'Italia, ovviamente noi non è che abbiamo la famiglia reale, o meglio, in realtà abbiamo qualcosa di simile, ma non ovviamente con... parlo di Savoia, ma ovviamente sì, non ai livelli dei Windsor. Però sì, ha ancora valore parlare della famiglia reale, perché nel corso dell'ultimo anno, degli ultimi anni, sono talmente successe tantissime cose che hanno destabilizzato un po' lo stereotipo che noi avevamo del Regno Unito, quindi questo paese solido, dall'economia molto solida, dalla politica altolocata, lo vediamo anche ultimamente con il premier Boris Johnson, con delle scelte abbastanza dubbiose. Diciamo che l'unico punto di riferimento che abbiamo noi che viviamo nel Regno Unito, ma anche un po' in generale per tutti coloro che vivono nel resto del mondo, rimane la regina Elisabetta, quindi comunque questo ruolo, questa persona di 96 anni con tutta la sua fragilità, data ovviamente dalla veneranda età, che però continua ad essere un punto di riferimento per rappresentare la cultura britannica, la storia della cultura britannica a livello mondiale. Quindi ti dico che ad oggi, per quanto molti e tantissimi giovani a Londra, in Inghilterra, si pongano il tuo stesso quesito, in realtà la risposta è che sì, ha ancora senso parlare di famiglia reale, perché ancora rappresenta una colonna portante della cultura inglese, ma soprattutto una colonna portante per stabilizzare un paese che in un certo senso sta perdendo un po' di spessore rispetto a come eravamo abituati a vederlo nel corso dei decenni passati. Sì. È anche un po' la tua nonna Elisabetta. O no? Nonna Lilibet, Alessandro. Assolutamente, la nonna di noi tutti e bisnonna in un certo senso, anche che 96 anni. È vero. Effettivamente. Ci manteniamo a Londra, Alice, perché sì, c'è un altro bellissimo evento, yes, di cui Alessandro insomma ci parlerà, perché noi non ci siamo dimenticati dell'Italia-Argentina. Assolutamente, mercoledì, un festeggiamento nei festeggiamenti. Però ci sono anche delle domandine, senza ovviamente fare troppi spoiler, su cosa accadrà successivamente. Quindi il dopo Elisabetta, cos'è che accadrà? E Carlo diventerà re, perché magari questa cosa può essere vista come un rinfrescare, no? La monarchia inglese, oppure no? Cosa ne pensi? Allora sì, come giocavamo prima nel precedente collegamento, God save the Queen, yes. God save the Queen, quindi lunga vita alla regina, però bisogna anche fare i conti con la sua veneranda età di 96 anni, l'abbiamo visto anche un po' acciaccatella, per esempio è stata ospite del Chelsea Flower Show, una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale dedicata al mondo dei fiori, lei è appassionatissima, però è venuta con una golf car e ha girato per i viali, per l'appunto... portata in giro da questa golf car, quindi dobbiamo fare i conti con la sua salute fisica. La successione al trono vede il figlio Carlo, che però anche lui ha 70 anni abbondanti, però abbastanza fresco. Il dubbio qual è? Se si deciderà dopo il passaggio della regina Elisabetta a miglior vita, se per l'appunto dare una rinfrescata a questa monarchia e affidarla al
al figlio William e consorte Kate, oppure lasciarla in mano a Carlo e Camilla. A mio avviso ci sarà una continuazione così come è previsto, ossia sarà Carlo e Camilla il futuro re e la regina consorte, proprio perché già Carlo in realtà è a capo di alcune delle istituzioni più importanti e su scelta della stessa mamma, della stessa regina, ad esempio del Commonwealth. Commonwealth è la più importante, chiamiamola così, chiamiamola associazione, però in realtà è una sorta di eredità scomoda dell'impero britannico, quindi quando andavano a conquistare territori, però adesso è un'organizzazione, un'associazione tra più paesi, più territori, che vede la famiglia reale a capo, e Carlo lo è, prendendo per l'appunto l'eredità dalla mamma. Quindi la mamma, in un certo senso, offrendo a suo figlio questi ruoli, ha come detto: sarai te a prendere il mio posto una volta che io non ci sarò più. Per William e Kate c'è ancora tempo. Mi viene un po' di tristezza, perché io amo profondamente la regina Elisabetta e poi mi sta troppo simpatico William. Vabbè, anzi, anche se devo dire che il preferito era Harry, ma insomma adesso l'abbiamo un po', lasciamolo un po' in castigo. È sesto in linea di successione, lo dico sempre, quindi prima di diventare il re dovrebbe fare una bella strage di massa. chissà, magari. Non si può mai dire, no? Assolutamente. C'è un evento invece importantissimo di cui torneremo a parlare, Alessandro, proprio il primo di giugno, mercoledì primo di giugno, non ci siamo dimenticati, c'è un incontro sportivo importante, quindi una festa nella festa. Italia-Argentina al Wembley Stadium, ci dispiace che l'Italia purtroppo non ha conquistato il passaggio ai mondiali di calcio, però ecco, tornerà a Londra, proprio dove ha vinto gli europei circa un anno fa, per disputare questa partita, si chiama la finalissima, ed è una partita che si svolgerà ogni anno tra i vincitori della Coppa Europea, quindi l'Italia nel nostro caso, e i vincitori della Coppa del Sud America, l'Argentina. Grandissimi nomi sul campo, ci sarà anche l'addio ufficiale di Chiellini, del capitano, ma poi vedremo Messi, ma in generale vedremo tifosi italiani, tifosi argentini insieme in questa grandissima struttura da 90.000 posti, ci sarò anch'io. Wow, ecco, ovviamente ci sarai anche tu. Beh, posso dirti però, insomma, si prospetta un mese ricco di eventi, no? Non solo, insomma, questa settimana di cui parlavamo, quindi grandi festeggiamenti, ma anche a giugno, insomma, questo grande evento. Non vediamo l'ora, appunto, che arrivi. Noi siamo sempre qui con Susanna Scalzi, Alice De Fabritis e Alessandro Locca. Vi teniamo compagnia ancora per mezz'ora, quindi se avete anche qualche curiosità, qualche domanda, appunto, sulla meravigliosa Royal Family, sapete anche il nostro numero, Susi, se vuoi ripeterlo. Assolutamente, fatemi sentire, ce l'abbiamo qui a Locca, 378 304 125. Scriveteci, raccontateci come sta andando il vostro sabato, soprattutto se siete così un po' curiosi di sapere qualcosa, insomma, su Lilibet, una delle donne, posso dire, più affascinanti del pianeta. Ecco, quando l'età è un valore aggiunto, possiamo dirlo veramente a gran voce. Parliamo di Londra, ma parliamo anche di musica, perché la cara Susanna mi diceva proprio, caro Alessandro, che tu in realtà hai avuto tanti contatti con grandissimi artisti italiani, stiamo parlando per esempio di Gianna Nannini o di Zucchero, che vengono a fare tante performance a Londra o comunque in Inghilterra. Quindi ci chiedevamo che rapporto c'è fra gli artisti italiani e appunto l'Inghilterra o Londra, e magari è molto amata e sentita, non dico come casa, però come comunque un luogo in cui è bello esibirsi, e quindi è una meta a cui tutti puntano. Allora sì, subito dopo, diciamo, la ripresa post pandemica, c'è stato un boom, c'è anzi un boom di artisti italiani, così come lo è stato prima che ci fosse questa emergenza sanitaria. E negli ultimi mesi ci sono stati Zucchero, Gianna Nannini, in programma ci sono Diodato, i Maneskin, e verranno anche, c'è stato Sfera Ebbasta, Subsonica, e diciamo che c'è sempre stato un forte legame tra l'artista italiano e Londra, ma questo nel corso proprio dei decenni, perché Londra è sempre stata una città, ovviamente la musica, la cultura inglese, soprattutto a partire dagli anni 60
60, 70, ma poi di questo ci potrà dire meglio Susanna, che è molto più esperta di me nel campo musicale, però c'è sempre stata una sorta di ispirazione che proveniva dalla capitale inglese, che ha influenzato tantissimi artisti italiani. Lo diceva anche Mario Biondi in un'intervista che ho avuto il piacere di fare con lui qualche settimana fa, che per l'appunto, ecco, lui è molto più conosciuto dal pubblico inglese agli inizi della carriera, ovviamente parliamo, rispetto al pubblico italiano, che un pochettino lo denigrava, quasi questa sua voce profonda jazz, blues, cantando in inglese. Ovviamente in Italia sembrava quasi, ecco qui, il nuovo Frank Sinatra, sì, o Ray Charles, mentre in Inghilterra avevano davvero, Londra in particolar modo, davvero apprezzato questa nuova musicalità italiana nel campo del jazz blues, di questo omone di oltre 1,90 m che giungeva dalla Sicilia. Infatti, no, visto che tu prima mi citavi, no, musicalmente parlando, ma Londra io la considero veramente la città più internazionale al mondo. Cioè, quando nasce qualcosa, nasce una novità, per me è Londra e non New York. Non me ne vogliono i newyorkesi, e mi auguro, insomma, di non essere smentita. Almeno questa è la sensazione che ho sempre avuto, a prescindere, insomma, voglio dire, dai gruppi musicali degli anni 50, degli anni 60, ma tutte le avanguardie nascono da lì. Quindi non me ne vogliono i newyorkesi, mi dispiace, ma capisco perché gli italiani vanno a Londra. Team e perché Londra. Alocca vive ormai a Londra da un po' di anni. Diciamo che secondo me venire a fare tappa a Londra fa anche un po' figo, fa curriculum per sì, un artista voglia. Italiano. Va così. Bene, allora anche noi vogliamo fare curriculum, caro Alessandro, quindi aspettaci, perché io e Alice ti raggiungeremo. Assolutamente, guarda, io, caro Alessandro, sono stata a Londra più o meno 4-5 volte e ogni volta quando vado via è un colpo al cuore, perché sono innamorata follemente, lo dico sempre, se dovessi mai andare via dall'Italia, la prima città che ho sulla lista, insomma, come sogno fin da piccola, è Londra, perché è veramente meravigliosa, ma poi c'è anche un clima, un fervore culturale che non ho trovato in Italia, no? E quindi anche questo, secondo me, anche per prepara quanto riguarda la valigia, la musica, esatto, la valigia. Faccio la valigia e vengo da te, Alessandro. Grazie. Grazie ad Alessandro Allocca, grazie per l'ospitalità, ragazzi. Grazie, ciao, un bacione grande. Mille.